Nello scorso fine settimana, nella sala riunioni di un hotel, si è tenuta l'Assemblea dei Socialisti Siciliani in vista degli Stati Generali del Socialismo Italiano e qual è il ruolo dei socialisti di oggi. All'appuntamento hanno partecipato il segretario provinciale Saverio Ficarra, un membro del Consiglio nazionale Giuseppe D'Antona, il segretario regionale Nino Oddo e il segretario nazionale Enzo Maraio. Beh, oggi a Caltanissetta riuniamo diciamo, i quadri del Partito Socialista Italiano per vedere qual è il ruolo dei socialisti in una società disgregata come quella di oggi. La politica sta attraversando un terribile momento e i socialisti non possono non rivendicare un ruolo importante nella gestione del paese, tenuto conto della loro storia che ha lunghi 130 anni e che li ha visti protagonisti del Novecento. E si parlerà oggi proprio di questo, del ruolo dei socialisti, questo è l'interrogativo e saremo presenti, mi auguro presto, in tutte le competizioni elettorali siciliane. Lo stato di salute del partito è sicuramente di grande entusiasmo. Abbiamo lanciato sulla nostra prospettiva gli stati generali del socialismo italiano, convinti della necessità che in questo paese si ridia un'area socialista strutturata, recuperando tutti i vecchi compagni che si erano sparsi in mille rivoli e soprattutto però con lo sguardo rivolto in avanti, che oggi occorre aggiornare quelli che sono i nostri valori, i nostri ideali e lanciarli nel presente e soprattutto nel futuro. Qui a Caltanissetta c'è un'esperienza straordinaria, una tradizione storica di lunga data, di lungo corso, che noi vogliamo rinvigorire, e in Sicilia stiamo lanciando una sfida di riunire tutti i socialisti sotto la nostra sigla del PSI. Su quali temi? Il lavoro, i diritti civili, il tema delle diseguaglianze che stanno aumentando nel nostro paese e soprattutto il miglioramento di qualità della vita delle persone, cioè esattamente gli obiettivi per i quali 131 anni fa nacque il partito più antico della storia d'Italia, che è il Partito Socialista Italiano. È evidente che il PSI è la casa di tutti i socialisti e deve tornare ad esserlo, ma tanti sono i socialisti che per varie vicissitudini storiche e politiche hanno trovato allocazioni diverse. Quindi c'è un tentativo di ricomposizione, ma la cosa più importante è guardiamo avanti, cerchiamo di ridisegnare il nuovo socialismo del nuovo millennio. È evidente che i nostri valori sono sempre attuali, la giustizia sociale, la tolleranza, il cercare di portare avanti i più deboli, ma va coniugato con le esigenze nuove del nuovo millennio, e questa è la sfida. E noi oggi siamo qua in Sicilia, a Caltanissetta, al centro della Sicilia, per fare un passo in questa direzione.